Primo giorno in Abruzzo del Giro Woman da San Benedetto del Tronto a Chieti, la vittoria di Liane Lippert, team Movistar, fuga a tre nel finale, l'attacco di Lotte Kopecky ad Elisa Longo-Borghini, ma la campionessa del mondo non è riuscita ad impensierire l'atleta azzurra che ha conservato la maglia rosa. Domani la tappa decisiva con la doppia scalata al Blockhaus dal versante di Letto Manopello. Oggi è stata dura, soprattutto nel finale dove Lotte Kopecky ha provato, però pensiamo già a domani, la tappa più dura del giro, due volte il Blockhaus. Cosa ti aspetti, Elisa? Mi aspetto una tappa veramente ostica anche dal punto di vista del caldo che troveremo. Sarà importante gestirsi bene nella prima scalata e nella prima parte della seconda scalata, perché potrebbe essere una tappa super tranello e quindi siamo alla fine del giro, tutte sono stanche e potrebbero anche volare minuti. Senti, secondo te Lotte Kopecky proverà qualcosa domani o la salita è troppo dura per le sue caratteristiche? Sinceramente non so cosa aspettarmi, perché da Lotte puoi aspettarti di tutto, l'ha dimostrato l'anno scorso sul Tourmalet, quindi non saprei sinceramente. Conosci Passo Lanciano, il Blockhaus dal versante di Letto Manopello? Sì, siamo andati a fare una ricognizione io e Gaia e abbiamo visto la salita e la discesa e poi abbiamo fatto anche l'ultimo pezzo. Il Blockhaus è arrivato in maglia rosa con Elisa, ti chiedo, Elisa obiettivo principale oppure Gaia Realini a casa vuole provare a vincere? Ma assolutamente, abbiamo la maglia in casa, quindi sicuramente faremo di tutto per tenerla in qualsiasi modo. Vedremo un po' come si metterà la situazione, ci giocheremo le nostre carte al meglio. Sottosegretario Damario, il Giro Donne in Abruzzo, tre giorni, soprattutto il finale del Giro d'Italia. Ma assolutamente sì, tre belle giornate, oggi l'arrivo a Chieti, domani al Blockhaus, quindi sicuramente tre belle giornate, insomma l'Abruzzo continua a puntare sulla bici, sia al maschile che al femminile. Sono giornate belle, insomma, soprattutto qui al centro di Chieti, riportare manifestazioni così importanti al centro storico di Chieti è sicuramente segno di attenzione da parte di Regione Abruzzo nei confronti di questa città.